Ciao mitici e mitiche, deliver all us the moon. Dai, andiamo avanti, la parte 5, parte 5. Continuiamo ad andare avanti con la storia. Allora, adesso abbiamo riavviato l'ase. Vediamo un attimo. Allora, qui sono già andato, qui sono già andati. Bisogna vedere un attimo che cosa fare. Aspetta, perché forse... Allora, triangolo. Vedi che riusciamo... sì, grande. Allora, aspetta, fammi vedere un secondo. Perché qui andiamo avanti con la storia. Un attimo, c'erano, visto che lui mi segue, dei punti dove bisognava inserire... No, qui è la macchinetta del caffè. Qui è la macchinetta del caffè. Dove bisognava inserire lui... Si può tornare indietro. No, dove bisognava inserire lui per far fare delle cose, no? L'avevo visti là che erano tipo spenti come quello sotto, però è un po' guidato il gioco, quindi non si può tornare indietro. Andiamo avanti. Still no trace. This just doesn't feel right. Qualcosa Alex, che non va. scan for data history. Cerca lo storico dati. There's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what, 2 days ago? Are you sure? Yeah. Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. This isn't just the moon up crew. There's too many of them. These are Tombow evacuees. How do you know? These names weren't here before. There's still dust on the stone. On the monument, you mean? Yeah. Victims of the Tombow evacuation. The date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombow. Pearson coming in for expedition team. Sarah, Rolf, anything on the state of the MPT? The entire network is down, and I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick. If things don't work out with the network, head back up here, whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that, Control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator. Ok. Aspetta un attimo. Ah sì, qua. Controllo MPT. Andiamo a vedere un po' in giro, raga, perché... Macchina del caffè. Bello. Sono tutte cupole. Serve a fare questo. Nel 2048, 6 anni prima del blackout, il generatore sperimentale di ibernazione ebbe un malfunzionamento all'interno dello stabilimento di ricerca. Ci furono solo 3 sopravvissuti. Maria Gondario, dottoressa Rosa, per il coraggio dimostrato di fronte al disastro, gli è stata conferita una moneta simbolica, ma è sempre... Sembra sparita. Okay. Anche se c'è le cose in giro, no, non lasciano molto, devo dire, nel gioco. Sono stati abbastanza bravi.
però normalmente c'è un botto di roba. Ok, Hub Lunare 2032, bellissima. Bellissima sta scena. Lui che si gira. Bellissimo. Hub Lunare 2032. Ok, qui è chiuso. Dobbiamo entrare dentro perché sicuramente ci sarà un computer funzionante. O non funziona. Allora, cedi. Rete MPT offline. Diagnostica. Orca. Alimentazione insufficiente. Le linee manualmente. Tori MPT 1 e 2. Accesso alla superficie lunare attraverso l'hangar dei veicoli. Apri hangar veicoli. Ok. Impossibile. Oh. Ok, qua non ho più energia. In teoria alloggi hangar dei veicoli. Vehicle bay sealed. Additional power required. Alloggi. Allora, lo so già io. Secondo me c'è una batteria negli alloggi, però. Aspettate un secondo solo, perché qua sopra io non... hai visto? Hold up. Do you see the people down there? They will be the start of a new chapter. Together, we will be humanity's future. At what cost, William? We're saving the species so we can start again. If this is what it takes for humanity to survive, I'll gladly take responsibility. There you are, Johansson. Without your help, this wouldn't have been possible. Isaac? This was not the agreement, you know that. We need to get the MPT back online. Be realistic, Rosa. Even if we ever manage to provide Earth with all the power it needs, what do we truly gain? More time to see oceans and deserts taking our homes. William, I've done my part. Let's just go. I'm done with this mess. You heard the man? Let's go. Outward begins. E basta, c'è altro da fare. Sarà un piano. Ma forse questo, se mi ricordo bene, era un punto che abbiamo già fatto. Ah, sì. Praticamente era chiusa la porta. Ok.
niente, abbiamo sbloccato tutto. Eccolo qui. Esattamente questo è, sì, me lo ricordo, è l'inizio. È qui che volevo venire io. Qui. No, forse non è. No, forse non c'entra nulla. Forse non c'entra nulla. Forse qui non c'era nulla, raga. Mi sono confuso con quella cosina lì. Sì, ma adesso sto facendo un giro. Sto facendo un giro strano. Scale, 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 scale. Ritorniamo, ritorniamo. Ritorniamo là. Ok, quindi comunque ho aperto tutto e una cosa è buona. Allora, adesso ho aperto un loggia equipaggio. Questa parte non l'avevo vista. Oh. Vieta severamente i conflitti fisici sulla Luna. Ha sovraccaricato l'unità di sicurezza per il controllo della folla. In molti hanno espresso i loro dubbi su un voltaggio così elevato. Se si incrocia un drone sovraccarico, i più fuggono, soprattutto se non combattono. Sì, ma qua è andato insieme sto robo. La la! Gigantesco, ragazzi. Come in, Wolf. I'm at the quarters. Do you read me? Copy that, Sarah. I hear you. Anything interesting? Everything's deserted, so nothing new here. Sarah, Rolf, this is Pearson Control. Our time's running out. Take the elevator. Ma dov'è la gente? Make it in time for evacuation. You've got 2 minutes. Negative, Control. MPT network is still offline. Leave it. We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone at risk. Understood. Wrapping up now. Sarah, you heard Control. Are you almost here? Sarah, come in. Everything okay? Come in. Rolf, get over here quickly. An AZ unit just activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go. I'm serious, Rolf. Get over here. I can't get out. 30 seconds or you're too late for evac. Head to the elevator. Negative, Control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time. Evacuation procedure cannot be delayed. Negative. I'm calling up the elevator now. Negative, Control. Control. No, guys! There's still time! I just need some help. Rolf, are you still there? No! Possiamo interagire immediatamente perché non abbiamo codice, ma abbiamo un sacco di stanze. No. Ah, quelle della gente normale sono proprio stanze brutte, eh. Thank you.
caso di emergenza usare l'arma di costruzione della lunare per entrare nell'ufficio. Non consiglio questa informazione. Interessante. Interessante che qualcuno aveva i segreti scritti. Ah, per fortuna ho fatto solo poche stanze aperte. C'erano tutte da vedere, raga. Pioniere o dittatore? Orca. Non si stava tanto bene qua, mi sa, eh. Allora, non farlo per il bene del mondo, ma. Si spacca sulla luna, scopre che è deserta. Mentre sta indagando sulla struttura, svelando i motivi dell'abbandono, scopre ben presto di non avere altra scelta che accettare l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Beh, non ho trovato nessun codice io. La cosa non mi piace. Siamo pure rimasti chiusi dentro. Vabbè, non siamo andati giù. E perché dormivano tutti per terra? Era successo qualcosa? Oppure perché non c'erano stanze per tutti? L'impianto viene evacuato con un'oscura messa in scena nello stesso momento in cui la mente va offline. Qualsiasi cosa sia fuoriuscita tu, questi alloggi forniscono ampio spazio per un rifugio momentaneo. Infatti me lo sono chiesto subito, raga. Perché c'era tutta sta stiletti? Sono tanti, eh. Abbiamo ricevuto richiesta formale, capo ingegnere, stazione spaziale, continua a chiedere spedizioni annullate. Ha scritto una mail. Oh. Ah, è solo questo. Caspita. Codice, chissà dov'è. Ecco perché adesso è chiusa qua. Bene ma non benissimo. Tanto tempo perso per cercare un codice. Vediamo se c'è qualcosa di più in giro. È sugli stessi alloggi con due posti diversi. Qui magari
mi è sfuggito. Isaac 327. Costruzione dell'albo lunare nell'ufficio. Non vedo nulla. Dai, è solo un codice, raga. Una via alternativa, c'era un vetro rotto. Non c'è nulla, raga. Non hanno messo sto codice da nessuna parte. Io non lo vedo. Allora, vediamo un attimo. Ok, allora vediamo un attimo. Allora, aspetta un secondo. 2032 ho visto in giro, forse 2 0. Grande, non ricordo dove aver visto 2032, ma... Oh cacchio!
Allora, io volevo... Gatto! Gatto, amico, ti prego, levi via! E adesso non fai più lo stupidino. Allora, ok, allora adesso possiamo tranquillamente andare qui e aprire l'hangar veicoli. Ok, apriamo l'hangar veicoli. Hangar veicoli. Wow. Che figata. Allora, vediamo un attimo. Ah, qui non c'è nulla, eh. Non c'è proprio nulla. No, guardate qua. Fammi vedere se non c'è nulla, perché di là io non ci posso andare. Thank you.
Là ho visto qualcosa, aspettate. Che cos'è? Raga, amici, che gran figata. C'è una monorotaia fighissima, tra l'altro. Sì, il mezzo è fatto bene, eh. Quelle sono solo torri, eh. Potete costruire una roba del genere, che roba. Vediamo un attimo il cielo. Wow, ragazzi. Lo spazio. Ah! Adesso potete metterla tutta. Oh. Cioè, ossigeno terminato, perché mi ha scritto ossigeno terminato quando non era vero? Scusa. Ma qua non funziona. Tutto rotto, mi sa, eh. Forse sono le due torri queste, raga. Forse sono le due torri. Che forte, come salta lui. Ho due minuti, raga. Potevo prendere anche dopo. Sono due minuti. Spero di averne altre di queste robe, eh. No, no, non l'hanno messo. Spero di avere. Madonna, ragazzi, perché tragici. Ah, ok. A dove? Ah, di lì. Online, online,
online. Grande Drums. Vai, 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 che veloce della luce. Allora, una l'abbiamo fatta. È pieno di crateri e robe strane, eh? Dai, vediamo. Orca, che buco. Attenzione che se mi ribalto. Questo dovrebbe essere elettrico, però non ci vedo i pannelli solari, eh? Il sole è una cosa spettacolare, raga. Boom, attenzione. Attenzione che si salta qui. Ok. Ah, ossigeno terminato per la zona fuori. Ah, questo funziona. È bello sta cosa qua che fanno un po' diverse dall'altra, una dall'altra. Però sono due torrette identiche. Facciamo lo stesso discorso e noi ci vediamo al prossimo video su Deliver Us as the Moon. E mi raccomando, amici miei, di iscrivervi al canale, commentare, mi piace e commentate, mi piace, e mi raccomando di iscrivervi al canale YouTube, Twitch, dove faccio le live ore 21 tutti i giorni, e anche, vediamo un attimo, lo sapevo che c'era, non lo prendo però, e mi raccomando di, beh, a parte che potevo prenderlo, erano 40 secondi in più, cioè effettivamente potevo prenderlo, porca loca. Andiamo? Ah, fa un po', wow, quindi perdiamo tempo qua, questo fa un po' di calore, e iscrivervi anche sul link che lascio in descrizione, tutto in descrizione lascio, ragazzi, del video, Linktree, schiacciate e vi porta una pagina con Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, ok? E anche Discord, credo, però vabbè, già sono tanti social così. Ok, ragazzi, va bene, io vi saluto a fine collegamento. Credo di aver girato dalla parte sbagliata, però ci famo tutto il giro, tanto questa gira. Eccola. Gira anche abbastanza veloce. E vai. Andare sulla luna ci sta, ragazzi, però non c'è nulla. We detected activity in the MPT network. We
does so. Traveling by foot would be suicide. Perhaps you can find another means of transportation inside Moon Hub. Ok ragazzi, i saluti li ho fatti, ci vediamo al prossimo video, rientriamo nell'hangar e dov'è il buco, dov'è l'entrata dell'hangar, no raga, dov'è l'entrata dell'hangar, era grossa, ci ribaltiamo, abituato a SnowRunner che quando faccio così mi posso anche ribaltare col camion. Dov'è l'entrata? È di lì. Sì, effettivamente sono uscito qua. Eccola qua. Beh, era piccolina. È un po'. Ok. Entriamo. E ci salutiamo. Ciao amici, grazie per aver visto il video e ci vediamo al prossimo di questo gioco che è veramente bello, fatto bene, eh? Veramente fatto bene, dobbiamo scoprire che cosa è successo. Così quasi lo rimetto a posto. Ok, perfetto. Ciao ragazzi, alla prossima. Marco Drums Games Channel col mezzo spettacolare. Ci vediamo, ciao mitici.